Sì. Oh, che bello! Alice, andiamo che tardi! Presto, presto che tardi! Le Ai Meraviglie di Alice nel mondo di Geek. Chiacchierando nel mio mondo ideo. Buongiorno a voi! Come stai? Ma molto bene. Oh. Ma benvenuta, Alice! Ma benvenuta a questa Alice! Così geek e cappellona! No, pensavo felice. Sei felice? Sì, sì, sempre molto felice. Perché sei felice? Ma perché ormai sono dentro al mondo del web come un'anguilla. Come un'anguilla? L'immagine dell'anguilla è un po' viscida, però va bene. È un po'. Se ti piace, va bene. No, perché, vabbè, andiamo avanti. Mi piace il capitone, abbiamo capito. Andiamo avanti. Di cosa ci vuoi parlare oggi? Oggi voglio testare il vostro livello di Twitter mania. Come siete messi? Cioè, Leandro, sanno tutti che è un maniaco. Io sono ci Twitter, vado una volta al mese. Twitter maniaco, ho superato i 1300 tweet. Complimenti, da quanto tempo? Da quando? Da novembre. Novembre, beh, dicembre, gennaio, da 3 mesi. Sei un twittatore provetto. Sì, sì, sì. Hai visto? Oggi voglio insegnarvi qualcosa che magari non sapete, o forse Leandro sa perché ormai ci è dovuto arrivare dopo un lungo periodo di, come dire, di apprendimento. Sì. Che è il Follow Friday, ovvero l'hashtag FF. La che? Hashtag. È qualcosa di iceberg? Alla tedesca! Che eccomi. Cosa essere hashtag? L'hashtag possiamo dire che è un tag caldo, ovvero un tag che viene usato da tante persone. Ah! Un tag caldo. Io conosco il tè caldo, però vabbè. Questo è un tag caldo. Il Follow Friday è uno di questi tag caldi e viene usato ogni venerdì dai twittatori che vogliono consigliare dei loro follower ad altri. Cioè l'FF, giusto? È l'FF che alcuni di noi, per esempio, utilizzavano durante tutta la settimana. Chi di noi utilizzava? Chi di noi utilizzava l'FF durante tutta la settimana? Leandro, ma guarda, io ti dico, non avevo capito che era Follow Friday, pensavo che era solo follow, seguite. Ma perché solo il venerdì, come il pesce? Perché? Perché venne fatto per la prima volta di venerdì da un certo Michael Ball, che consigliò a tutti quanti i propri follower di consigliarsi a vicenda, di consigliare a vicenda altri follower solo il giorno del venerdì. Una specie di, come dire, di rito, una sorta di domenica, no? No. Cioè il venerdì è una sorta di domenica. Nel senso che tu tutti i venerdì fai quella cosa, cioè consigli. Ecco, come la domenica ti riposi, il venerdì consigli i tuoi follower. Ho capito. Vabbè, lascia stare, non parlare con Pippo, è tanto inutile. Però state attenti. Tu hai qualche follower da consigliare? Io ho un follower da consigliarvi. Chi è? Però mi raccomando, non vi fate seguire da lui perché altrimenti rischiate grosso. E chi è? Lui si chiama Vendo Merda. Ah. No, questo mi interessa, sai, è il mio argomento. Lui è uno, come dire, degli account più controversi. È seguito quasi da 20.000 utenti. E questo Vendo Merda cosa fa? Retweeta tutti i tweet più stupidi e più scontati del web. Perfetto. Per esempio, frasi sdolcinate d'amore, richieste a dei VIP magari di essere retweetati, oppure richieste particolarmente stupide fatte, non so, per esempio a Rita Dalla Chiesa, come saluta mia figlia che ti segue tanto. Ecco, tutti questi tweet vengono retweetati da Vendo Merda quotidianamente. Bene, lo seguirò allora. Seguitelo perché è molto divertente. Lo cancelliamo. Bene. Grazie Alice, ci risentiamo settimana prossima con altre tue Ai Meraviglie dal mondo di Geek. Andiamo alla figlia lì. N2O. Un mondo allo stato puro.